Marco, eccolo qui col punto di domanda, cioè Luigi Di Maio. Luca Sappino, che ne sa una più del diavolo, prima della nostra diretta ha fermato Emilio Carelli, parlamentare del Movimento 5 Stelle, giornalista, l'uomo che ieri ha presentato l'evento Il futuro è ora, e gli ha chiesto proprio questo. Sentite la risposta di Carelli a Sappino? Luigi Di Maio può tornare come capo politico? È nelle sue intenzioni? Io non lo so se è nelle sue intenzioni. Penso che non ci sia nulla che vieti a lui di tornare come capo politico, magari non immediatamente, ma magari un po' più avanti. Intanto mi farebbe piacere. L'addio di Luigi Di Maio avvicina il Movimento 5 Stelle al Partito Democratico, vi colloca nell'area dei progressisti, come spera qualcuno? Io penso non c'è una correlazione di questo tipo tra l'addio di Luigi Di Maio e una vicinanza al PD. Cioè, la maggioranza di governo viveva prima con Luigi Di Maio e continua a vivere anche senza Luigi Di Maio, quindi non cambia nulla da questo punto di vista. Di Maio è quello che ha sempre detto: noi siamo l'ago della bilancia, possiamo stare con la Lega come col PD. Beh, io su questo sono pienamente d'accordo, cioè il Movimento 5 Stelle deve tenere la sua identità e non omologarsi a destra o a sinistra con altre forze politiche.